Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu meiner Serie des Deutschkurses von Deutschlernen mit Facile Facile. Lektion 20. In questa lezione imparerete come si può fare una domanda nel caso dativo e che cosa sono i Fragewörter usati in questo caso. Ora cominciamo! Abbiamo preso prima, nelle lezioni 9 und 15, i pronomi interrogativi nel caso nominativo e nel caso accusativo. Ed adesso prendiamo die Fragewörter im Dativ. Allora, im Dativ können wir nach den Sachen nicht fragen. Non possiamo chiedere delle cose e non c'è neanche un pronome interrogativo per questo. Semplicemente perché, come abbiamo preso in questa serie prima, che l'oggetto dativo deve essere una persona. Adesso, quando vogliamo chiedere delle persone, wenn wir nach den Personen fragen möchten, benutzen wir das Fragewort wem. Ora andiamo agli esempi per chiarire questa regola. Das erste Beispiel. Der Computer gehört dem Schüler. Qui, dem Schüler, è nel caso dativo. E come abbiamo preso nella lezione 18 del caso dativo, che viene dopo certi verbi come qui gehören, un oggetto nel caso dativo. E questo oggetto, qui, è una persona, non è una cosa. Allora, chiediamo usando wem. Wem gehört der Computer? Ich gratuliere dem kleinen Mädchen zum Geburtstag. Anche qui, dopo il verbo gratulieren, viene un oggetto nel caso dativo, dem Mädchen. Allora chiediamo usando wem. Wem gratulieren Sie zum Geburtstag? Oder possiamo dire wem gratulierst du zum Geburtstag? Un altro esempio. Patrick hilft der netten Nachbarin. Anche qui, dopo il verbo helfen, viene un oggetto nel caso dativo. Der Nachbarin. Era die Nachbarin im Nominativ. Allora chiediamo usando il Fragewort wem. Wem hilft Patrick? L'ultimo esempio in questa piccola lezione. Der Dozent antwortet den Studenten. Anche qui, dopo il verbo antworten, viene un oggetto nel caso dativo den Studenten. Era di studenten im Nominativ. Per quello domandiamo usando il Fragewort wem. Wem antwortet der Dozent? Facciamo un ricapitolo veloce per i pronomi interrogativi con tutti i casi. Quando abbiamo una frase nel nominativo, usiamo was con le cose e wer con le persone. E quando abbiamo una frase nell'accusativo, facciamo una domanda usando was con le cose e wen con le persone. E dalla fine, nella frase dativa, quando costruiamo una domanda, usiamo wem con le persone. E non possiamo fare una domanda chiedendo delle cose, perché semplicemente l'oggetto dativo è una persona, non viene mai una cosa. E qui siamo arrivati a fine lezione. Spero che è stata informativa. Vi ricordate di cliccare like, condividete il video e iscrivetevi al canale per arrivare tutto nuovo da Deutschlernen mit Facile Facile. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!